Oddio ragazzi, è finalmente arrivato il momento. Questa è la mia mitica torta per festeggiare i miei 10 anni su YouTube. Questo traguardo gigantesco, già mi impapero per l'emozione. Questo traguardo gigantesco ragazzi, di cui io sono super super orgogliosa. E assolutamente non è solo il mio compleanno, come già vi ho detto, ma è il nostro 10° compleanno su YouTube. Quindi sono super 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 felice di festeggiarlo assieme a voi. E auguri a tutti voi ancora, non solo a me, ma auguri a tutti voi che mi seguite con tanto 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 affetto. E spero vi siano piaciuti i video di questa settimana, che sono stati tutti molto speciali. E vorrei però farvi notare subito la bellezza di questa torta ragazzi. Amo 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 il fatto che sia piena di glitter, anche non so se si vede in videocamera. E sopra vi faccio vedere, ecco, forse così riuscite a vederli i glitter. C'è anche il nome del mio canale, Kiss and Makeup 01. Non sapevo se metterci il mio nome oppure la scritta Kiss and Makeup 01, ma visto che siamo tutti affezionati a questo nome, ho voluto mettere questo. Guardate ragazzi che meraviglia, è stupenda, stupenda. E sotto naturalmente c'è il logo di YouTube, che non poteva mancare. E anche tutta la torta ha un po' il colore, insomma, del logo di YouTube, come giusto che sia. Visto che sono super super curiosa di assaggiarla, perché sembra super yummy, direi di andare subito a tagliarla e prenderemo una fetta, ovviamente. In molti si sono preoccupati: Nicole, non mangiarla tutta, starei male. No, non penso che sia umanamente possibile, quindi taglieremo una fetta, poi magari ne mangiamo di più, però intanto tagliamo una fetta. Spero di essere in grado di tagliarla. Ci proviamo. Wow, sarà una fetta gigantesca. In fondo è un mukbang e quindi, insomma, andiamoci giù pesante. Ah! Sto rovinando tutto lo strato sotto. Aiuto, aiuto, aiuto. Ok, ragazzi, ce l'abbiamo fatta. Oh mio Dio, è veramente, veramente gigantesca. Sono stata anche abbastanza brava, devo dire. Qui c'è una N. Rimettiamola in superficie, voilà. In realtà è girata. Ok, ho fatto il meglio ragazzi che ho potuto. Ta-dan! Allora, vi dicevo, è cioccolato e poi all'interno ha un ripieno di fragole. Quindi sono molto curiosa di assaggiarla, ovviamente, in realtà quando l'ho presa. Ma intanto iniziamo. Anche il pan di Spagna, il cioccolato, oh mio Dio. Mamma mia ragazzi, io potrei letteralmente in questo momento togliere tutta la crema e mangiarmela così. Lo so, sono scandalosa, ma è troppo troppo buona. Oh mio Dio. Ragazzi, non ci posso credere che finalmente è arrivato questo momento. Abbiamo tanto parlato di questa torta ragazzi, e anche voi eravate così entusiasti, e io non potevo assolutamente... Oh, gatto Max, è arrivato gatto Max. Gatto Max, non far vedere il sedere in videocamera. In realtà l'idea mi è venuta dal video di Trisha Paytas, che sia per il suo 10° compleanno su YouTube sia per il suo 11° compleanno su YouTube, lei aveva una torta del genere e ha fatto un mukbang epico. Quindi quando ho visto quel video mi sono detta: anch'io devo assolutamente. E spero, e spero di essere riuscita, insomma, ad organizzare una torta a livello di Trisha Paytas, che, diciamoci un po' la verità, un po' tipo la mia maestra per i mukbang, ok? C'è un sacco di ripieno di fragole. Wow, vabbè. Wow. E tra l'altro i pasticceri sono stati anche pazzeschi, perché hanno fatto tutto in 2 giorni. Sono troppo felice ed è troppo buona. Comunque mi ha fatto un sacco ridere, perché ovviamente sono super entusiasta, e nelle storie e su Instagram vi ho messo la foto eccetera, e tantissime mi avete scritto: Nicola, stai attenta che se te la mangi tutta poi stai male. Ma no, figuratevi, non ci riuscirei mai. In realtà ero molto tentata di farla rosa e dorata, poi però mi sono detta: cavolo, cioè il logo di YouTube deve esserci, e visto che il logo di YouTube è rosso e bianco, alla fine forse conviene farla tutta rossa e bianca, quindi molto in tema YouTube. E anche se in questa inquadratura non si vede, sono molto orgogliosa anche della scritta Kiss and Makeup 01, perché sono talmente fiera del mio canale e del rapporto che ho con voi ragazzi. E proprio prima ci pensavo, cioè negli anni, in questi 10 anni, sono cambiate un sacco di cose, ma veramente un sacco di cose, cioè la mia vita è stata stravolta tante di quelle volte, però alla fine
una cosa rimane sempre la stessa: voi ci siete sempre, il mio canale c'è sempre, è sempre un rifugio, un luogo sicuro per me dove tornare. Voi ci siete sempre, il vostro affetto quotidiano è bellissimo riceverlo, anche perché incontro quotidianamente le follower ed è meraviglioso, e quindi per questo vi sono grata, perché so che voi ci siete sempre per me, avete sempre una bella parola per me, e io sono convinta che il tempo, cioè donare il proprio tempo a una persona, significa moltissimo, e quindi vi sono tanto riconoscente se seguite i miei video, proprio perché investite un sacco del vostro tempo in me, ad ascoltarmi, a capirmi, e quindi per me questo è importantissimo, insomma, non dimenticatelo mai, ecco, non lo ripeto ovviamente ad ogni video, ma per me siete super importanti. Ah, una cosa apprezzata, e oggi cambiando discorso, lo sentite questo silenzio? Beh, vabbè, si sente l'aria condizionata, però in realtà c'è silenzio in confronto ai miei altri mukbang, perché oggi dovevo azionare la lavatrice, stavo lì lì per azionare la lavatrice, e poi ho pensato: no, Nicole, negli ultimi video c'era sto casino di fondo per via della lavatrice, oggi no, e quindi non ho azionato la lavatrice, ma devo farla, ma solo per questo video, mi sono detta no, almeno una volta che si senta decentemente, perché mi avete scritto in tanti: ma Nicole, ma sto casino, ma che, ragazzi, cioè, sono a casa, insomma, perdonatemi, non ci ho pensato le volte scorse, ma stavolta ho detto no, Nicole, no. Beh, che c'è da dire, mi sono già praticamente mangiata tutta la torta, poi mi dite che mangio piano nei mukbang, secondo me non tanto questa volta, e che siamo andati a prenderla questo pomeriggio e c'è, non sono riuscita a resistere. Queste sono le lettere in pasta di zucchero, super buone. In realtà non sono riuscita a resistere, e appena abbiamo preso la torta, quando ero in macchina con il mio dito fatto la scarpetta, e l'ho assaggiata subito, quindi sapevo che era buonissima e non vedevo l'ora di mangiarla. Qui tra l'altro, non so se lo vedete, ve lo avvicino, c'è un signor Gatto Max, buonasera, come vi dicevo nella diretta, lui e Gatto Denver si sono coalizzati contro gli altri gatti della casa, specialmente contro Gatta Stellina, e le fanno tutti i dispetti, e le fanno gli agguati, loro due assieme sono un'associazione a delinquere, e poi li sgrido e scappano e si divertono pure, Gatto Max e povera Gatta Stellina terrorizzata. E che Gatta Stellina non è mai stata... Denver sta su questa sedia e gioca con la mia gamba. Caro Denver, amore mio, ma non ti avevo visto, amore mio, oh amore mio, sta qua sdraiato sull'altra sedia ma non riuscite a vederlo. E quindi sì, sono inseparabili, nonché pericolosi, e sono oh mio Dio, ragazzi, è troppo buona. Non so che sto ripetendo sta cosa costantemente in questo video, ma presente quando hai una voglia terribile e poi finalmente la soddisfi tutta, e sei lì tipo, cioè, nell'apoteosi più totale e in paradiso, ecco, questo per me, questo è quel momento, troppo troppo buona. E poi c'è anche ovviamente la felicità di festeggiare 10 anni su YouTube, perché se ci penso non ci posso credere, però è anche una cosa tipo catartica per me, perché, cioè, non succede a tutti, e non mi era mai successo prima nella vita, di avere ovviamente 10 anni della mia vita lì su internet, quindi qualsiasi cosa io voglia rivedere, qualsiasi giorno, cioè non c'è praticamente un giorno in cui io non abbia caricato un video. Se c'è un giorno in cui non ho caricato un video, era al massimo uno o due giorni consecutivi, poi c'era un video, quindi io per 10 anni posso vedere su YouTube, ed è stato veramente flashante, posso vedere su YouTube quando ho filmato il video in cui ripercorrevamo insieme tutti i vecchi video, insomma tutti, dal primo video a quelli di questi giorni, dei giorni nostri, insomma, adesso parlo come se parlassi 100 anni fa, però avete capito cosa intendo. È stato veramente bizzarro rivedermi nei miei ultimi dieci anni di vita, vedere il cambiamento, andare a vedermi nei video del 2009, cioè ero proprio piccola, e non lo so, è incredibile,
Cioè, pensare che io avrò tutta la vita, potrò rivedere la mia vita in qualsiasi momento, a qualsiasi età, ovviamente dai 24 anni, da qualsiasi età io voglia, e rivedere i vecchi appartamenti, le case dove ho vissuto, i cambiamenti che ho fatto, anche solo i capelli, per dire, cioè è veramente strano, ma è una figata. E poi soprattutto vedere come la pensavo in un dato momento della mia vita, come sono cambiata, perché spesso, lo sapete, faccio video molto introspettivi, e quindi è molto molto interessante poter tornare indietro e rivedermi. E penso che più passeranno gli anni più sarà strano, perché cioè pensare che adesso sono 10 è già assurdo, ma tipo quando saranno 15, cioè è pazzesca sta cosa. Vabbè che ci sono altre ragazze che fanno video anche da più tempo di me, però già per me 10 anni è una cosa veramente, non lo so, allucinante. Cioè capitemi, non ci posso credere. Io direi che qui ci starebbe un bicchiere di Coca-Cola Zero. Che cosa vi dite voi? Sono sicura che siete d'accordo con me, quindi vado a prendere la Coca-Cola Zero e torno. Decisamente meglio il mio solito bicchiere Benefit Good Brow Day. Ragazzi, comunque, molti di voi, alcuni di voi hanno notato che ho iniziato a fare, cioè sono tornata a fare un pochino più di video di make up. Spero che siate contenti, perché mi arrivavano un sacco di richieste: Nicole, fai più video di make up, stai facendo tanti video di make up. E io ho pensato, è vero. E quindi ho in mente di farne ancora di più, e ne ho già un paio che mi sono prefissata e ho già le cosine per poterli filmare. Uno che non vedo l'ora di filmare è il video con una full face di prodotti Jeffree Star, che io non ho mai provato, non ho mai visto. Ho un mega pacco di là, strapieno di prodotti, l'ho acquistato personalmente, ci tengo a specificare, non mi sono stati spediti. Proprio un video che voglio fare, perché sono stracuriosa di provarli e di vedere come sono, perché a vederli sui social sembrano pazzeschi, nei video sembrano pazzeschi. E anche il fatto che siano tutti così particolari, un po' eccentrici, un po' come lui, con le colorazioni anche un po' pazzerelle e molto accese di norma. Quindi sono, vedremo come andrà nei prossimi giorni. In molti mi avete chiesto se riuscirò a fare video dalle Maldive. Sicuramente sì, non so se riuscirò a caricarne proprio uno al giorno, del lunedì e il venerdì come al solito, ma ci provo. In realtà ci sono 2 giorni di viaggio, uno andata, uno al ritorno, quindi in quei 2 giorni non penso di riuscire, ma quando ritorno dovrebbe essere una domenica, sabato e domenica in realtà, cioè da sabato a domenica. Quindi, e io non carico mai sabato e la domenica, quindi lì non penso ci saranno problemi. Però forse in settimana ne salterò uno. Ce la metto tutta, ragazzi, promesso, e spero di riuscire a caricarne quanti più possibile, se non proprio ogni giorno. Ho anche un altro video di make up super interessante, perché la parte della crema, ragazzi, quella sopra, la fine del mondo, cioè troppo buona. Di solito non mi piace tantissimo il pan di Spagna, ma questo è super cremoso ed è quasi un budino, è fantastico veramente, il ripieno di fragole ci sta tanto, perché mi diceva infatti il pasticcere che sennò può essere un pochino troppo dolce, infatti la fragola secondo me da quell'acidità ci sta proprio proprio bene. Ma ho un altro video molto interessante per voi, perché ho visto che è uscito un fondotinta che dicono cambia colore e si adatta a tutti i colori di carnagione. Non so come sia possibile o quale sia praticamente la scienza aliena dietro questa cosa, perché non riesco a spiegarmi, però apparentemente è così. Io adesso ce l'ho, ho comprato questo fondotinta, mi è arrivato e voglio vedere com'è in un video con voi, ovviamente. Secondo me è impossibile. Poi, non lo so, nella pubblicità che ho visto su Instagram, se non sbaglio, sembra che si adatti veramente a qualsiasi colorazione di pelle. Poi appunto staremo a vedere. Altra cosa che volevo dirvi: raramente scopro nuovi youtuber che mi piacciono, ma ho scoperto Fly with Stella, non so come mai. Allora, ho iniziato a guardare video di piloti, un video mi è capitato così per caso, ho iniziato a guardare video di piloti su YouTube, sapete, è finita in quei meandri di YouTube, non sai neanche tu come ci sei finito là, però ti dici, boh, già che sono qua, vediamo queste cose assurde. Non mi sono messo a volare video di piloti che spiegavano robe degli aerei, e io non ci capissi tantissimo, però molti aiutavano chi ha paura di volare, e voi lo sapete,
e non sono proprio tranquillissima sugli aerei, specialmente se ci sono turbulenze. Lì vado proprio nel panico più totale e piango inconsolabilmente e non riesco a tranquillizzarmi perché penso che morirò e penso che precipiteremo. E quindi io sono terrorizzata proprio puntualmente per niente. Quindi mi sono detta, guardiamo questi video dove i piloti ti spiegano perché non devi aver paura di volare. E quindi mi sono piaciuti molto, insomma adesso sono molto più gasata, specialmente quel rumore dei motori quando il decollo e praticamente il decollo finisce e l'aereo è in quota, c'è sempre questo decrease dei motori che da fa e tu dici, oh mio Dio, i motori non funzionano più, crolleremo, precipiteremo. Invece no, perché i piloti spiegano che in realtà è una cosa normalissima, perché praticamente i motori sono alla massima potenza quando decollano, ma poi, cioè quando l'aereo decolla, però quando sei in quota devono un po' diminuire di potenza, perché ovviamente sono già in quota, e quindi quella cosa è normale, eccetera, eccetera. Mi sono messa ad ascoltare sti video, e che devo dire, funziona. È servito, almeno credo, insomma, poi vedremo quando salgo sull'aereo. Però poi ad un certo punto mi sono spuntati questi video molto carini di assistenti di volo che fanno vlog, e ce n'è uno in particolare, appunto, Fly with Stella, e sono video in inglese perché lei è degli Stati Uniti, ma già vi ho accennato a lei, mi sa, sì, da qualche parte comunque. E adesso tipo lei è super simpatica e adesso tipo mi guardo e sto guardando tutti i video perché cosa c'è Max? Ah sì, dava, non solo è super interessante vedere la sua vita da flight attendant che va, vola, viaggia, però è sempre distrutta negli hotel, però è combattuta, vado fuori a esplorare questa città pazzesca, oppure me ne sto in hotel e dormo perché tipo ieri ho dormito 2 ore, oggi 3, e quindi è molto interessante. Ma lei è stra simpatica, cioè secondo me è troppo sprecata per YouTube, dove dovrebbe avere un suo show televisivo perché fa morire da ridere e io la adoro. E tipo mi sono vista già le lettere sono strabone, tipo mi sono già vista, ma che ne so, tipo 30 dei suoi video. Ma la cosa più folle di tutte è che io volevo fare per un periodo della mia vita l'assistente di volo. Poi però una mia amica che aveva come vicino di casa un assistente di volo gli ha chiesto, senti, ma c'è una mia amica che vorrebbe fare l'assistente di volo, ma che consigli le dai, così? E lui le fa di scegliersi un altro lavoro perché è super stancante, non sei mai a casa, non vedo mai nessuno, e sono sempre solo in posti fighi magari, ma sono solo. E quindi mi ha un po' scoraggiato sta cosa, mi sono detta forse magari cerchiamo un altro, magari forse magari accantoniamola sta cosa dell'assistente di volo, anche perché ad un certo punto mi sono resa conto di aver paura di volare, ma è una paura che stranamente non avevo, tipo mi è venuta penso attorno ai 20 anni. Tipo fino ai 20 anni viaggiavo tranquilla, anzi tranquillizzavo io gli altri, lo so è incredibile ma è così. Mi ricordo di un momento in cui dicevo ad una mia amica, no ma non devi aver paura, forse attorno ai 21 anni mi è iniziata sta paura, perché avevo 20 anni all'epoca, e dicevo no non devi aver paura perché è fighissimo, passi tra le nuvole ed è fighissimo, e cioè adesso ripensarci dico, sì boh è fighissimo, però tipo se posso andare in treno o in barca o in auto, cioè preferisco magari evitare di volare, che in realtà è assurdo perché è il mezzo più assolutamente più sicuro, cioè rischi di più a stare in auto ed andare in aeroporto e che a volare, quindi cioè ovviamente non ha senso, però mi ricordo di questa cosa e poi appunto sì, mi è venuta questa paura di volare e poi mi sono detta come posso pensare di fare l'assistente di volo se sono terrorizzata, cioè immaginate di star seduti su un aereo e di vedere la tua hostess che è terrorizzata, cioè cosa puoi pensare? Pensi che c'è? Precipiterai, che stia succedendo qualcosa di terribile, invece magari non sta succedendo niente, c'è cioè soltanto una turbolenza normalissima e io tipo spaventerei tutti i passeggeri. Quindi non penso che sarei mai potuta diventare un assistente di volo decente, probabilmente mi avrebbero licenziato dopo il primo giorno perché sarebbero scappati tutti dalla paura. Quindi mi sembra un po' assurda sta cosa, però inizialmente, però ricollegandosi al discorso del canale, mi piace un sacco il suo canale, è simpaticissima, andate a vedere Fly with Stella. E altra cosa vi devo che ridere, vi devo aggiornare sulla visita oculistica. Sì ragazzi,
Ebbene sì, oggi sono stata... notare che abbiamo quasi finito. Oggi sono stata finalmente dall'oculista per due cose, lo sapete. Io proprio parlo come se stessi parlando tipo a mia nonna. No, no, sono stata all'oculista, sai, così colà. Boh, praticamente, ma me lo chiedete tantissimi. Vi preoccupate per me, bellissimo. Praticamente, allora, questi due puntini che ho sull'occhio, che ormai sono diventati due, che si erano gonfiati, sono due calazzi. E mi ha detto che per toglierli, uno mi ha detto quando parto per le Maldive di portarmi dietro un po' di antibiotica, che se si dovessero infiammare mi ha detto di riapplicarla 3 volte al giorno, però mi ha detto che per il momento di smettere di usarla, anche perché appunto non sono infiammati né niente, però ci sono brutti secondo me, non si vedono, cioè a questa distanza non si vedono, ma io li vedo da vicino, e quindi mi ha detto che praticamente quando passa l'estate, tipo tra un paio di mesi, con una piccola operazione me li toglierà lui in anestesia locale con il bisturi eccetera, e quindi è l'unico, ma non ci sarà cicatrice, mi ha detto assolutamente, però dovrò toglierli così perché ormai sono là, e quindi speravo si potesse fare qualcosa, invece niente, bisogna toglierli proprio chirurgicamente, però vabbè, mi ha detto che è una cosa di pochi minuti. E mi ha detto anche che non posso fare niente per prevenirlo, nel senso, cioè almeno non mi sento in colpa, non ho fatto niente. Pensavo forse sono le troppe creme, i troppi trucchi, invece mi ha detto no, praticamente puoi essere soggetta, ma non ti preoccupare, si toglie subito e non è niente di che. Io, ok. Seconda cosa, Gattudemer, magari se tu non ti fai le unghie sulla sedia in pelle, grazie. E seconda cosa, ho fatto la visita per la, della vista. È venuto fuori che dall'occhio destro sono miope e dall'occhio sinistro astigmatica. Adesso non so dirvi quanto perché non ci ho capito un H, praticamente mi ha scritto i numeri, adesso non so dove sia la ricetta, comunque non ho capito niente. Mi ha detto sostanzialmente che potrei mettere gli occhiali da riposo. Mi ha detto che non sono obbligata a mettere gli occhiali da riposo perché non è una cosa vitale, e se non li metto non è che si va a peggiorare, però mi consiglia di prenderli perché dice, sai, magari gli occhi riposano, insomma stai un pochino meglio, gli occhi riposano e quindi è giusto che riposino un pochino. Però mi ha detto, però dovrai metterli soltanto se fa, cioè da 2 metri in poi, da una distanza di 2 metri in poi, quindi mi ha detto solo se guardi la TV, guardi un film o guidi, e poi mi ha ripetuto non devi per forza metterli perché non è non ti peggiora nulla se non li metti, ma semplicemente ti riposeranno un po' gli occhi e basta. Quindi andrò a prenderli, non ho capito se posso anche fare quella specie di operazione al laser e sistemare tutto quanto. In realtà, visto che devo tornare lì tra un paio di mesi, forse mi conviene chiedere, perché forse farei direttamente l'operazione al laser e non ci penserei più, ma sarà interessante vedermi con gli occhiali, che poi è stranissimo perché ad un certo punto mi faccio, ma devo indossarli, cioè quando? Mi fanno solo dai 2 metri in poi, TV, cinema e guida, se vuoi, insomma, se non è che se non li hai non puoi guidare, non ti preoccupare eccetera, però ti riposano più gli occhi, ok. E poi mi fa, comunque se ti piace averli e vuoi portarli anche quando sei in giro per strada, vai tranquilla. E io, ma perché? Cioè nel senso, cioè, è strana sta cosa, perché adesso va di moda portare gli occhiali, e lui stesso mi ha detto no, se ti piacciono portali tranquillamente quando sei in giro per la strada, però magari quando guardi il cellulare, il computer, guardi qualcosa da molto vicino, evita, perché poi gli occhi si tipo impigriscono, non succede niente ma si impigriscono perché non ne hai bisogno, insomma. E quindi io pensavo, ok, in realtà non è che non vedo l'ora di indossarli, perché per il semplice fatto, più che altro per un fatto estetico e per un fatto proprio di comodità, perché la mia pelle è delicatissima e ogni volta che indosso gli occhiali da sole mi si formano quei solchi rossastri qui, che uno, mi durano delle ore, sì lo so, se non avete la pelle delicata probabilmente vi sembra un discorso allucinante questo, però vi garantisco che la verità, e chi di voi ha la pelle sensibile mi capisce, mi si formano questi solchi rossi orribili che durano per ore. Non mi succede solo con un paio di occhiali che sono quelli Dior, che sono super leggeri, ma con tutti gli altri mi vengono questi solchi terribili. Io adesso farò una cosa molto poco ortodossa, ma ragazzi, però non ho voglia di mangiarmi un'altra fetta, ma almeno un po' da dietro. E poi ovviamente creandosi questi solchi se ne va anche il trucco, quindi poi mi ritrovo ad avere, infatti cerco sempre di evitare di indossare gli occhiali da sole se posso,
se sono truccata, perché irrimediabilmente mi rovinano tutto il trucco sopra il naso e quei solchi dopo un po' mi fanno anche male, perché se indosso gli occhiali tipo per mezz'oretta non è un problema, però se li indosso per ore, se magari sono un pomeriggio fuori e ho gli occhiali su per 4-5 ore, alla fine mi fanno veramente male e non vedo l'ora di toglierli, quindi non so come sarà a portare gli occhiali, non so quale tipo di occhiali sceglierò, ovviamente vi porterò con me, sono terribile, lo so, e magari mi aiuterete a scegliere la forma e l'occhiale che mi sta meglio, anche se poi io non guido praticamente mai. Al cinema a volte ci vado, la TV la guardo poco, quindi in realtà non so quanto li userò, li farò ma non so quanto li userò, però ragazzi basta, cioè mi sto anche sto sbrodolando, cioè non sono normale. Dottor Max, ma tu vuoi partecipare nel video e io invece ti metto la Coca-Cola davanti? Gatto Max, che cosa combini, Gatto Max? Loro sono sempre insieme, cioè se Gatto Max è qua è matematico che Gatto Denver sta qua, cioè addirittura vanno assieme al bagno e Gatto Max lo aspetta davanti alla lettiera quando Denver è in bagno, cioè, è allucinante, ma sono tipo migliori amici inseparabili. Gatto Max, Gatto Max, lui è così magrolino, Gatto Max. Voi mi dite che non è lui ad essere magro, ma sono gli altri gatti ad essere ciccioni, però secondo me lui è molto magrolino, io vorrei farlo ingrassare un po', ma lui mangia un poco e poi corre tutto il giorno e quindi praticamente quel poco che mangia lo brucia, quindi è impossibile. Tu mi scortavetri sempre la faccia e mi togli tutto il trucco. Ragazzi, questo è tutto visto per oggi, ovviamente però non sarà l'ultima fetta che mi mangio, perché domani mattina quando mi alzo sicuramente altra fetta se ne va, poi ne mangerò un'altra Eric e poi le nostre mamme e poi boh, praticamente non resterà niente. Comunque, super super happy, super felice di aver festeggiato questo decimo, perché questo video chiude la settimana speciale dedicata al mio decimo compleanno su YouTube, quindi sono super felice che vi siano piaciuti i video. Devo essere sincera, non sono stata molto attenta a fare video che portassero visualizzazioni, ma sono stata attenta a fare video che vi facessero capire quanto tengo a voi, perché volevo davvero che fosse una settimana dedicata a chi mi segue più assiduamente, ai miei follower più affezionati, e quindi so che siete tantissimi e quindi vi ringrazio con il cuore ad uno e noi ci vediamo, spero di riuscire, lunedì ragazzi con un nuovo video. Vi mando un bacio grandissimo e a presto, buon weekend, ciao!